pervenuto un messaggio del Presidente della Repubblica che ho l'onore di dare, di leggere ai presenti, che saluto. In occasione della inaugurazione dell'anno giudiziario 2024 mi è gradito far pervenire a tutti i partecipanti alla cerimonia il mio cordiale saluto. Si è aperto un anno particolarmente impegnativo. Dovranno trovare compiuta attuazione le recenti riforme processuali che investono tutti gli ambiti del sistema giustizia, legate tra l'altro agli obiettivi fissati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In un dialogo costruttivo tra tutti gli operatori del settore, l'Avvocatura è chiamata a fornire il suo qualificato contributo di esperienza e competenza per l'incremento di efficienza e funzionalità della giustizia. L'Avvocatura riveste un ruolo fondamentale per l'affermazione e l'avanzamento dei diritti nell'ambito dei bisogni espressi dalla collettività. Avvocati e magistrati insieme, in una convergenza di sforzi nella comune cultura della giurisdizione e delle garanzie, contribuiscono a dare concretezza al diritto nel quadro costituzionale nell'interesse della collettività. Con i più sentiti auguri di buon lavoro, Sergio Mattarella. Prima di avviare la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, non posso, in questo mio intervento, non esprimere la condanna dell'Avvocatura italiana e la preoccupazione per la recrudescenza dei conflitti armati che stanno sconvolgendo il mondo intero. Gli attacchi, le ritorsioni, le offensive e le controoffensive, l'uso delle armi, della forza, della prevaricazione non sono mai stati la soluzione delle tensioni tra i paesi e mai lo potranno essere. La guerra è inevitabilmente destinata a lasciare sul campo di battaglia migliaia di soldati, ma oggi anche sulle strade della città migliaia di cittadini inermi. Da questa assise non può che partire un invito e un auspicio che i negoziati prevalgano sulla violenza e che i capi di Stato che in questo momento sono impegnati nei conflitti armati accettino la mediazione della comunità internazionale. Questo sarà l'invito che domani chiederò di sottoscrivere alle delegazioni delle avvocature del G7, riunite qui a Roma per celebrare il G7 dell'avvocatura sotto la presidenza del Consiglio Nazionale Forense. Grazie. Consentitemi ancora, vi prego, di tenere un minuto di raccoglimento per le vittime di Suviana di qualche giorno fa. Grazie. Saluto la Vicepresidente del Senato, senatrice, avvocato Anna Rossomando, che ringrazio per la sua presenza. Saluto il Vicepresidente della Corte Costituzionale, professore avvocato Giulio Prosperetti, che ringrazio per essere qui in rappresentanza della Consulta, giudice delle leggi. Tra noi avvocati che dell'applicazione delle leggi e della loro interpretazione ci occupiamo per professione. Saluto il Ministro della Giustizia, onorevole Carlo Nordio, per l'attenzione che rivolge all'Avvocatura, che sempre indica come una delle tre gambe su cui si poggia la giustizia e per il costante dialogo con il Consiglio Nazionale Forense. Saluto il Sottosegretario Andrea Del Mastro, presente in rappresentanza del Governo italiano. Saluto il Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, avvocato Fabio Pinelli. Un saluto e un ringraziamento particolare, prego di consentirmi, alla prima Presidente della Corte di Cassazione, dottoressa Cassano,
con la quale il Consiglio Nazionale Forense ha instaurato un dialogo e una costante e produttiva interlocuzione, concretizzatasi qualche tempo fa negli incontri denominati dialoghi, in cui insieme avvocati e giudici della Corte Suprema hanno dialogato sulle tematiche della composizione delle tecniche di redazione del ricorso per Cassazione. Saluto il Presidente della Corte dei Conti, dottor Guido Carlino, che ringrazio particolarmente per essere presente quest'oggi, avendo spostato per partecipare alla nostra cerimonia un importante impegno istituzionale. Saluto i parlamentari che con la loro partecipazione testimoniano in modo concreto l'attenzione della politica verso l'avvocatura. Saluto i garanti della concorrenza per la protezione dei dati personali e dei diritti delle persone private della libertà personale. Rivolgo un affettuoso saluto alle avvocate e agli avvocati, alle presidenti e ai presidenti dei consigli dell'ordine, al presidente della Cassa Forense, al coordinatore dell'organismo congressuale forense e a tutte le rappresentanti istituzionali e associazionistiche con le quali tutti insieme, con la nostra toga indosso, oggi celebriamo l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Il mondo della giurisdizione sta profondamente cambiando, con disagio per noi avvocati e smarrimento dei cittadini, nei quali ormai è diffuso un sentimento di lontananza dalla funzione giudiziaria. Quella funzione che ormai da più parti viene definita servizio giustizia, così manifestando una visione minimalista, quando invece è una tra le più importanti funzioni che uno Stato democratico deve assicurare ai cittadini, alle imprese, agli investitori nazionali e internazionali. Una funzione molto alta ed essenziale, perché attraverso essa si riaffermano la supremazia dello Stato, i principi di democrazia, di libertà, di sicurezza dei cittadini, di uguaglianza, principi tutti che trovano nella nostra Costituzione il loro fondamento. La giustizia, proprio in quanto rivolta ad assicurare il rispetto delle leggi, non può che essere esercitata dallo Stato in forma pubblica e non è ipotizzabile una giustizia affidata ai privati. Ciò ovviamente a prescindere dalla importante rilevanza delle forme alternative di risoluzione delle controversie, quali la mediazione, la negoziazione, gli arbitrati, che sono strumenti con cui le parti, quando si verte in diritti disponibili, cercano un rimedio al di fuori della giurisdizione, alla quale comunque si rivolgono qualora non riescano a trovare una composizione extragiudiziale del contrasto. Da tempo però, come dicevo, ha preso piede una visione minimalista della funzione giudiziaria, una visione che porta tanti a parlare appunto di servizio della giustizia. Tale visione minimale ha inciso sul piano del rispetto dei principi di efficienza della giustizia, sul piano del rispetto del fondamentale principio della certezza del diritto, della coerente e razionale interpretazione delle norme, al punto da fare assurgere la giurisprudenza, secondo alcuni autorevoli autori, ad una funzione surrogatoria del legislatore come fonte del diritto, al punto da portare il legislatore, a conferma di quanto sostenuto da quella parte della dottrina di cui ho detto, ad inserire nel codice di procedura civile una norma, l'articolo 360 bis, che dispone che il ricorso è inammissibile se la difesa ha seguito una linea contraria alla giurisprudenza. Al punto da portare il legislatore ad incidere sul contenuto degli atti giudiziari, intervenendo sul numero di battute o di parole che un atto difensivo può avere. A questa invasione di campo del legislatore sul contenuto delle nostre difese non ci siamo piegati e non ci piegheremo. Sinteticità e chiarezza devono costituire le linee maestre a cui debbono essere ispirate le nostre difese, ma non si può tollerare alcuna sanzione per l'avvocato che, per sviluppare la linea difensiva, talvolta per la complessità del caso, rediga un atto più lungo dell'ordinario, come invece già accaduto in alcuni tribunali italiani e come ripetutamente accade dinanzi alla giurisdizione amministrativa. In questo contesto confuso, difficile, caratterizzato da riforme accavallatesi l'una sull'altra, in tutti i tribunali d'Italia si è diffuso il ricorso ai protocolli di udienza, per cercare di dare un senso pratico a norme processuali troppo spesso difficilmente applicabili o addirittura comprensibili.
I protocolli però non possono essere il rimedio alla farraginosità delle leggi, anche perché non si può pretendere né immaginare che gli avvocati di tutta Italia conoscono i protocolli stilati localmente nei vari tribunali italiani. L'ultima riforma, comunemente definita riforma Cartabia, ha reso abissale la distanza del processo dei cittadini, rectius dagli avvocati, che dei cittadini sono i rappresentanti, anzi i procuratori, e noi giuristi sappiamo cosa significa essere procuratore di una persona. La riforma del processo penale, fin dai primi effetti, ha destato grandi problemi. La prevista entrata in vigore del processo penale telematico, in assenza di un adeguamento dell'organizzazione degli uffici giudiziari e della preventiva verifica se gli uffici fossero pronti, ha provocato disagi significativi al punto da portare il Consiglio Superiore della Magistratura, appena lo scorso marzo, a pronunciarsi in modo allarmato sulle ricadute negative che l'entrata in vigore del processo penale telematico può avere nel contesto organizzativo attuale dei tribunali. Per non dire poi, cosa che mi sta particolarmente a cuore, della previsione inserita nel Codice di procedura penale, al comma 1 quater dell'articolo 581, norma di inciviltà giuridica, che afferma: nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto di impugnazione del difensore è depositato, a pena di inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato. Questa norma finisce di fatto col precludere ai meno abbienti, agli emarginati e ai deboli la possibilità di appellare la sentenza di condanna di primo grado. Si tratta di coloro che il legislatore ha chiamato assenti nel processo di primo grado, quasi sempre di persone che non sono state in condizione di dotarsi di un difensore e ne hanno avuto assegnato per questo motivo uno d'ufficio, in base all'articolo 24, il quale pur con ogni impegno e diligenza raramente riesce anche solo a comunicare con gli assistiti d'ufficio. Queste persone non abbienti, deboli, assenti nel processo di primo grado, incapaci di dotarsi di una difesa efficace durante il lungo tempo dell'indagine e del dibattimento, difficilmente si saranno in condizione di conferire nei tempi brevi per proporre impugnazione un regolare e specifico mandato a un difensore per l'appello. A costoro sarà riservato un solo grado di giudizio e rimarrà a loro preclusa ogni possibilità di rivedere la condanna di primo grado. Ciò in palese violazione dell'articolo 24, che al secondo comma sancisce che la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, e al terzo comma, che sono assicurati ai non abbienti con appositi istituti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. Nel processo civile l'abuso consentito della trattazione scritta ha avuto effetti negativi senza che ci sia stato, almeno ad oggi, alcun miglioramento nella qualità della giurisdizione, dell'efficienza della giurisdizione, dei risultati positivi della giurisdizione. Le sezioni civili dei tribunali italiani si sono svuotate e i cittadini hanno perso consapevolezza di come viene amministrata la giustizia. Il sacrificio della oralità non è privo di conseguenze. Non è indifferente che il giudice decida la causa soltanto leggendo gli atti, senza avere mai incontrato, visto, ascoltato le parti e neanche i loro difensori. L'abuso, perché di questo si tratta e tale va chiamato, del sistema della trattazione scritta, colpisce direttamente il contraddittorio e il diritto di difesa. Credo si possa affermare che oggi il principio costituzionale del giusto processo, di cui l'articolo 111 della Costituzione, nel nostro sistema processuale è un miraggio. Le riforme dei codici di rito non servono e anzi sono inutili. Ce lo insegnano quasi 20 anni di storia della giurisdizione italiana, in cui si sono susseguite riforme su riforme che hanno avuto solo l'effetto di rendere difficile, come un percorso ad ostacoli, l'accesso alla giustizia in violazione dell'articolo 3,
che prevede che la Repubblica rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale, e mi sento di includere tra questi anche giuridico, che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impedendo il pieno sviluppo della persona umana. È urgente intervenire sul numero dei magistrati in servizio, unico strumento per rendere la giustizia celere e giusta. Apprezziamo molto le dichiarazioni del Ministro della Giustizia sulla necessità di provvedere all'aumento del numero dei magistrati, anche se mi sento di manifestare qualche perplessità sulle ipotesi di reclutamento straordinario. Auspichiamo invece che vengano banditi nuovi concorsi, questo sì, in modo straordinario, che venga eliminata l'uso dell'autografia degli elaborati e si preveda l'uso del computer per la scrittura dei compiti, onde accelerare i lavori delle commissioni giudicatrici e consentire agli aspiranti di poter scrivere direttamente a video, come tutti facciamo oggi. I nuovi concorsi avranno un tempo di definizione più lungo rispetto al reclutamento straordinario, ma riteniamo che i magistrati vadano selezionati con un unico sistema. I dati dell'ultimo rapporto pubblicato dal CEPEI, altro tema che mi è molto caro questo e che non perdo occasione per ricordare. CEPEI, la Commissione europea per l'efficienza della giustizia del Consiglio d'Europa, vedono l'Italia agli ultimi posti delle classifiche europee. Si tratta di un'indagine statistica non solo sui 27 paesi dell'Unione europea, ma sui 44 paesi che geograficamente fanno parte del continente europeo. Quello a cui mi riferisco è il rapporto del 2022 e siamo in attesa della pubblicazione dei dati per l'anno 2023, ma le prime notizie non sembrano indicare miglioramenti rispetto all'anno precedente. In Italia il CEPEI rileva che abbiamo 11,86 giudici professionali su 100.000 abitanti. 11,86 su 100.000 abitanti, a fronte della media dei 44 paesi europei, dove invece ce ne sono il doppio, 22,2 giudici su 100.000 abitanti. Nel nostro paese, sempre su 100.000 abitanti, abbiamo 35,76 assistenti giudiziari, a fronte dei 56,13 dei paesi europei, così come abbiamo 3,83 pubblici ministeri per 100.000 abitanti, a fronte degli 11,10 nella media dei paesi europei. Tutto ciò si riflette inevitabilmente sui tempi medi della definizione dei procedimenti. In Italia, in primo grado, il termine medio di definizione di un processo civile è di 675 giorni, dice il CEPEI, ma sappiamo che questo è un termine non reale, perché in questa statistica vengono inseriti i decreti ingiuntivi, i procedimenti concorsuali, tutto ciò che non ha un contraddittorio che si svolge. 675 giorni nel civile e 498 in un processo penale, a fronte della media dei paesi europei, ove di 237 nel civile e 149 nel penale. In appello e in Cassazione la distanza aumenta fino a triplicarsi. Queste differenze in Italia e la media dei paesi europei non sono più tollerabili e l'avvocatura ha il dovere di segnalarlo. È un dato ormai acclarato che la lentezza della giustizia costa al Paese 2 punti percentuali in termini di PIL. E allora investiamo sulla giustizia per recuperare questo 2% di PIL. È un investimento quello che va fatto sulla giustizia. Eppure il Presidente della Repubblica, in occasione della sua seconda elezione nel febbraio 2022, aveva rivolto al Paese con fermezza la richiesta di un profondo, parola del Presidente, profondo processo riformatore della giustizia, diventata terreno di scontro che ha sovente fatto perdere di vista gli interessi della collettività, chiedendo il Presidente della Repubblica nel suo intervento profondo rigore per fare recuperare la fiducia nella giustizia con il superamento di logiche di appartenenza e interessi corporativi. Mi sembra di poter affermare, purtroppo, che il processo riformatore richiesto dal Capo dello Stato non sia stato interpretato nel senso dovuto,
alla luce delle riforme approvate che hanno portato ad un allarmante allontanamento della giurisdizione dai principi fondanti del nostro sistema giuridico e dai cittadini. In questo contesto, l'Avvocatura e le sue istituzioni hanno un ruolo fondamentale, in attuazione di quella funzione sociale richiamata anche dall'articolo 8 della legge 247 del 2012, il nostro ordinamento professionale. L'innovazione tecnologica. Quale sarà la società dei prossimi anni? Quanto inciderà l'evoluzione tecnologica nei rapporti sociali? L'intelligenza artificiale costituirà una risorsa per l'umanità o piuttosto una compressione del libero arbitrio? È facile dire che nessuna macchina, per quanto sofisticata, potrà mai sostituire la mente umana e che ogni scelta dovrà essere sempre fatta dalla persona e mai dagli algoritmi. Sarà davvero così? Nel campo della giustizia, ad esempio, abbiamo forse la ragionevole certezza che chi dovrà decidere un processo accetterà di farsi carico del peso della decisione, piuttosto che affidare alla macchina intelligente la scelta della soluzione? Perché anche prevedere che la macchina intelligente predisponga solo la bozza del provvedimento, su cui poi il giudice può intervenire, costituisce il punto di partenza che invece deve, e sottolineo deve, nascere, crescere, svilupparsi, consolidarsi solo nella mente del giudice ed essere scritta solo dalla mano del giudice, senza alcun tipo di condizionamento o di interferenza esterna della macchina. E l'evoluzione della giurisprudenza, il diritto vivente, l'interpretazione analogica o quella estensiva, il richiamo ai principi generali, la giurisprudenza creativa, che fine faranno? Siamo destinati a una società che nel mondo del diritto e della giurisdizione è arrivata al suo apice, per cui d'ora in avanti avremo solo decisioni, sentenza, fotocopia, che si ispirano ai precedenti dell'applicazione algoritmica, matematica del precedente? Il diritto, sappiamo bene, tutti noi oggi presenti, non è una scienza esatta. La sentenza è frutto dell'evoluzione intellettuale della mente del giudice, sulla scorta delle difese degli avvocati, i quali, applicando i principi giuridici e le norme di legge al caso concreto, portano il giudice alla decisione del singolo caso. Sarà ancora così? Oppure il diritto diverrà una scienza esatta, la scienza esatta del precedente? Per questo motivo noi avvocati, consapevoli che l'intelligenza artificiale costituisce una grandissima opportunità per il genere umano, chiediamo che nel campo della giustizia la macchina non sostituisca la mente umana. E perché ciò non accada, chiediamo che sia vietato l'uso della macchina intelligente e degli algoritmi per scrivere i provvedimenti giudiziari, a pena di nullità del provvedimento. Il provvedimento giudiziario, la decisione, la sentenza, l'ordinanza dovranno essere sempre il frutto della mente del giudice, privo di ogni inquinamento esterno. La macchina intelligente non potrà predisporre neanche la bozza del provvedimento su cui il giudice deve lavorare, perché la bozza presuppone già una scelta sulla soluzione del caso concreto e comunque influenza il lettore, anche il più qualificato. Parliamo di diritti, non di merce, come affermava il titolo di un congresso forense di qualche anno fa, che tutti ricordiamo, congresso tenuto dal professore Alpa. In questo contesto occorre che l'Avvocatura sia capace di gestire i cambiamenti sociali, presentandosi in modo autorevole come punto nodale della tutela dei diritti. E parlando di diritti, non posso non rivolgere una fortissima sollecitazione ai componenti autorevoli del Governo oggi presenti e del Parlamento oggi presenti, numerosi, perché si intervenga in modo deciso e risoluto per la sicurezza sul lavoro e si ponga fine alla strage dei lavoratori che ogni giorno perdono la vita sul luogo di lavoro.
1200 morti nel 2022, oltre ai feriti in modo grave. 1041 nel 2023, già più di 50 a fine marzo del 2024. Stragi come quella di Suviana, in un'azienda ancora a prevalente partecipazione pubblica, non possono accadere. Si tratta di civiltà, si tratta di diritti, di etica, di libertà, la libertà di ogni lavoratore di svolgere il proprio lavoro in sicurezza. Tornando ai temi dell'avvocatura, segnalo che abbiamo iniziato un percorso arduo, ma importante, per la riscrittura della nostra legge professionale, in attuazione della delibera approvata lo scorso dicembre dal Consiglio Nazionale Forense, dal Congresso Nazionale Forense. È stato costituito un tavolo di lavoro composto da tutte le componenti dell'avvocatura, dal Consiglio Nazionale Forense, dall'Organismo Congressuale Forense, dalla Cassa Forense, dai Consigli dell'Ordine Distrettuale, dalle Unioni Regionali Forensi, dalle associazioni forensi maggiormente rappresentative. Insomma, tutte le componenti che per la scrittura del nuovo testo si confronteranno con tutte le ulteriori articolazioni dell'avvocatura italiana, i comitati pari opportunità, i consigli distrettuali di disciplina, i 140 ordini circondariali. Il compito che è stato affidato al tavolo delle riforme è quello di riscrivere la nostra legge professionale, affrontando i temi più delicati, a partire dalla formazione universitaria dei giovani giuristi, per accompagnarli fino alla fase di accesso alla professione, al tema delle modalità di esercizio della professione di avvocato, al regime delle incompatibilità, ai tipi di aggregazione professionale in associazioni o società tra avvocati, alla formazione e alla specializzazione, da rivedere entrambe in modo che costituiscono realmente una forma di qualificazione professionale, alla deontologia e al procedimento disciplinare, senza dimenticare anche le forme di rappresentanza, il congresso forense e gli organi istituzionali. Insomma, un nuovo ordinamento forense predisposto guardando alla società del futuro e di un ceto forense protagonista del futuro. Porteremo alla politica, al governo e al Parlamento il nostro progetto di legge, il progetto dell'Avvocatura Unita, e chiederemo che come tale venga tradotto in legge dello Stato. In questo contesto generale il Consiglio Nazionale è impegnato su molti fronti, sulla diffusione della cultura della legalità nei giovani. Abbiamo stipulato un protocollo con il Ministero dell'Istruzione e del Merito che prevede il nostro inserimento nei percorsi educativi delle scuole per trasmettere ai ragazzi in età scolastica i valori e i diritti civili, ma anche degli obblighi che ciascun cittadino deve rispettare, il senso dello Stato, il valore della nazione, il rispetto per l'autorità costituita, il rispetto dei diritti altrui, la non violenza, la tolleranza, la solidarietà, la non discriminazione, tutti i valori su cui si fonda la nostra Costituzione. Il Consiglio Nazionale Forense è molto impegnato anche sul piano della formazione degli avvocati, per innalzare sempre più il livello qualitativo già eccellente degli avvocati italiani. Abbiamo affrontato il tema del sovraffollamento carcerario, stipulando un protocollo con il garante dei detenuti, la precedente composizione del garante, e visitando anche le carceri italiane, e presto dialogheremo anche con la rinnovata ufficio del garante. Ci siamo occupati dell'emergenza sanitaria, umanitaria e della migrazione, visitando alla guida di una delegazione di avvocati di ben 9 paesi dell'Unione Europea il centro di accoglienza di Lampedusa, su un'iniziativa organizzata dall'Ordine di Agrigento. La migrazione dei popoli più poveri è un problema che non è un problema che riguarda solo l'Italia, e per questo abbiamo voluto guidare una rappresentanza dell'avvocatura europea a vedere con i loro occhi quello che significa oggi centri di accoglienza, cui l'Italia con grandissima difficoltà è costretta a doversi confrontare. Monitoriamo costantemente il tema degli avvocati in pericolo nel mondo, che vengono perseguitati solo perché svolgono il loro lavoro di difensori, e abbiamo inviato osservatori nei paesi dove gli avvocati sono messi sotto processo per vigilare che vengano rispettati i diritti fondamentali
riconosciuti nei trattati internazionali. Abbiamo incontrato i rappresentanti degli ordini degli avvocati ucraini, palestinesi e israeliani. Siamo presenti in moltissime commissioni ministeriali e di ciò ringrazio il Ministro della Giustizia. Siamo nell'osservatorio sull'equo compenso e abbiamo approvato la modifica del codice deontologico regolando la condotta dell'avvocato per il corretto comportamento in base alle disposizioni della legge 49 del 2023 sull'equo compenso. Siamo nella commissione del Ministero della Giustizia per la riforma dell'ordinamento giudiziario. Siamo stati nella commissione del Ministero della Giustizia per la riforma dell'ordinamento giudiziario e siamo nella Commissione Europea del Consiglio d'Europa per la Convenzione a tutela della professione di avvocato. Siamo nella Commissione per la riforma del processo penale, nella rete europea in materia civile e commerciale, nel tavolo di lavoro sui diritti delle persone deboli, nel gruppo di lavoro per il monitoraggio e l'implementazione degli interventi tecnico-informatici per l'operatività del processo penale. Siamo ancora nella Commissione europea a tutela della professione di avvocato istituita presso il Consiglio d'Europa. Sul piano disciplinare, quale organo di secondo grado, nel 2023 abbiamo tenuto 28 sedute ordinarie e 13 straordinarie, per un totale di 41 sedute, esaminando e decidendo 475 ricorsi e depositando di già 350 sentenze. Il Consiglio nazionale si sta impegnando in una grande attività e per questo ringrazio particolarmente e calorosamente i colleghi consiglieri nazionali per il grandissimo impegno e l'abnegazione, insieme ai componenti del nostro ufficio studi e a tutto il personale. Stiamo cercando di dare all'avvocatura il ruolo che merita nella società moderna e agli avvocati il riconoscimento dell'importanza della funzione sociale che svolgiamo. Il Consiglio Nazionale Forense è impegnato in numerose attività a favore degli avvocati. Tra le altre, presso il MEF, il Ministero dell'Economia e Finanza, per quella relativa alla proposta di un regime fiscale di favore e per incentivare modalità collettive di esercizio della professione forense, associazioni professionali, società professionisti, per conciliare, altro tema delicato, i principi in tema di obblighi di segnalazione con il segreto professionale dell'avvocato. Stiamo lavorando per ampliare il raggio di attività degli avvocati nel settore extragiudiziale. Mi riferisco al settore dei contratti pubblici, alla crisi d'impresa, alla certificazione, alle imprese che costituiscono settori in cui la consulenza può avere un grandissimo spazio di intervento. Il nostro impegno è per migliorare le condizioni di esercizio della professione forense e degli avvocati italiani, non solo nell'ambito del processo, quanto anche fuori dal processo, essendo certi che un'avvocatura indipendente, autonoma, libera, forte, non condizionata nel suo operare, non mortificata sul piano economico e reddituale, non può che contribuire a una società migliore. Grazie.